Cristian, il vento sparpaglia, però fondamentalmente c'è l'inciviltà di chi, anziché gettare i rifiuti nei cassonetti, preferisce gettarli per strada. Allora, ti assicuro che il vento è una coincidenza, perché io qui ci passo tutti i giorni da 3 anni e qui è sempre così. È vero che magari il vento può ammucchiare l'immondizia, però è anche vero che oggi è tramontana, dovrebbe prendere l'immondizia e portarla di là. Se sta qui c'è un senso, dovrebbe tirare lo scirocco. Quindi il vento è una scusa usata da chi deve fare in modo che questo non avvenga. Qui c'è il deposito da 3 anni, noi sono 3 anni che chiediamo i cestini all'ASM perché in concomitanza delle fermate dell'autobus avviene il fenomeno, poi si sparpaglia. Sono 3 anni che abbiamo parlato con l'assessore Ubertini e ci ha detto che è stato avviato il bando tramite Iossa, che era il direttore dell'ASM. Iossa adesso credo che non ci sia più, sia entrato il nuovo dirigente a cui facciamo l'appello: mettete i cestini sui pali della fermata dell'ASM, ti manderò delle foto, ti assicuro che noi non è che siamo gli spazzini, non vogliamo pulire, noi siamo qui per dimostrare la differenza tra il pulito e lo sporco. Quindi qual è la situazione dove i bambini, il cittadino vuole vivere? Sicuramente sceglierà nel pulito, e siamo assolutamente capaci di dichiarare che c'è una causa, una conseguenza e una soluzione. La causa è il cittadino che sporca, chiaramente va ammutolito a suon di multe, è ora di attuarle. Ho parlato anche con il comandante della municipale, la dottoressa Scioscia, e mi ha detto che si possono fare dei verbali con i poliziotti in borghese. Io ho detto, invece di mandarne 3 sulle strisce pedonali all'uscita delle scuole, lì mettiamoci magari il volontario pensionato e iniziamo a gestire il corpo municipale per fare questa repressione, perché iniziando a fare le multe è facile, poi i luoghi preposti sono quelli, li conosciamo, abbiamo proposto le telecamere, però facendo il controllo si riesce anche a fare la repressione. Chiaro che è l'educazione del cittadino, ma ripuliamo la città, ripuliamo questa città, iniziamo a fare repressione e facciamo in modo che il cittadino possa buttare la sua immondizia nei cestini, perché qui non ci sono i cestini. E magari uno che vuole, poi è chiaro, è zozzone, io me la metto in tasca, però chi ha la carta del tramezzino sporco non se la mette in tasca, la butta. Le fermate dell'autobus sono piene di carte di Würstel, lattine, cioè roba da mangiare proprio mentre aspetti l'autobus, la mangiano e buttano tutto lì. Col cestino magari si evita di essere complici degli zozzoni. E è questo che deve fare chi amministra, poi in base ai settori, qui non so, credo che sia competenza del comune di Rieti, ma su per esempio è Città Ducale. Appunto, guarda, abbiamo scelto questa zona franca per far capire che non sono attacchi demagogici, sono attacchi di trovare una soluzione e del buon senso a costo zero, perché questo si fa con la repressione, con dei corpi che già sono pagati: polizia ambientale, la polizia provinciale, la forestale, la polizia municipale. In mettere in campo gli assessori dell'ambiente, Ubertini, del decoro, Mezzetti, perché sennò qui dobbiamo fare l'assessore del degrado, non del decoro, e poi che chi di competenza inizia a dare gli ordini per la repressione e per la pulizia.